Ciao a tutti, bentornati in questo canale o benvenuti se è la prima volta che mi state guardando. Come sempre, prima di iniziare il video, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e a seguirmi su tutti i miei social se ancora non lo fate, Instagram, Facebook, 21 Buttons e anche TikTok. Un capo che tutti noi sicuramente avremo nel nostro guardaroba è proprio il jeans. E se è vero che è semplice da adattare a tutte le età e per qualsiasi occasione, non è altrettanto facile trovare il modello giusto per il nostro fisico. Quindi capiremo come farlo in questo video rispondendo a tre semplicissime domande: che vita deve avere, di che colore e che modello deve essere. Partiamo con la prima domanda: che vita deve avere? In linea generale, se avete un baricentro alto è meglio optare per jeans con una vita medio-bassa e con orli un po' più corti. Al contrario, se invece avete un baricentro basso è meglio puntare su pantaloni jeans con una vita un po' più alta o medio-alta, così da riequilibrare la figura. E mi raccomando, cercate di evitare i pantaloni come i boyfriend che hanno un cavallo più basso, tendendo eticamente a abbassare ulteriormente il baricentro. Come capire se si ha il baricentro alto o basso? Lo si capisce dividendo la figura a metà, quindi dal mento all'inguine e dall'inguine fino alla caviglia. Se si ha la prima parte, la parte superiore più lunga, si avrà un baricentro basso. Se invece la parte più lunga è quella delle gambe, il baricentro sarà alto. È possibile essere proporzionati, quindi avere le due parti uguali? Assolutamente sì, e a quel punto un tipo di vita vale l'altro. Il colore. Per questo è molto semplice: è scuro se si vuole camuffare qualcosa, altrimenti qualsiasi tipo di denim andrà bene, anche perché il color denim è considerato un color neutro, quindi è facilmente abbinabile con tutti gli altri colori. Passiamo ora al modello. L'obiettivo di scegliere il jeans giusto alla nostra forma fisica è quello di rendere la nostra figura più armoniosa, utilizzando appunto in questo caso jeans, ma in ogni caso capi che ci stanno meglio rispetto ad altri. Jeans regular, il classico denim, il classico jeans Levi's 151. Perché sta bene a tutte? Perché ha una vita media, perché non è troppo corto, non è troppo lungo, non arriva oltre la caviglia, ha una tela che è proprio quella classica del denim, dunque un po' più rigida, e questo permette di camuffare pancetta o fianchi più pronunciati. Skinny jeans, a differenza dei regular, sono più stretti e sono più elasticizzati. Stanno bene a tutti? Diciamo di sì, ma bisogna fare attenzione. Questo perché bisogna stare attenti alla vita, seguendo i consigli che vi ho dato prima, e poi bisogna tener conto che gli skinny sono appunto più elasticizzati, quindi diciamo che accompagnano la figura segnando ovviamente tutte le forme. Dunque spetta a noi scegliere cosa vogliamo mettere in risalto e cosa no. Jeans a zampa arrivano direttamente dagli anni 70 e sono quei jeans che vanno stretti fino al ginocchio per poi allargarsi sul fondo. Stanno bene se si è alte, altrimenti se si è sotto i 170 cm aspettate al modello successivo. Jeans bootcut, questo tipo di modello di jeans è un jeans che va a allargarsi leggermente sul fondo, non tanto quanto il jeans a zampa. Sono perfetti indossandoli con stivali, stivaletti e tacchi, e sono perfetti se si vuole slanciare la figura ma anche riequilibrarla in caso di fianchi più pronunciati. Mom jeans, come dice la parola stessa, sono i classici jeans che indossavano le mamme, le donne negli anni 90, e proprio per questo sono adatti anche a chi ha una forma fisica molto diffusa in quel periodo, quindi vita stretta, fianchi e cosce proporzionate. Stanno bene anche a chi ha un po' di pancetta, questo perché sono a vita alta e hanno una tela un po' più rigida che tende a camuffarla. Chi potrebbe evitarli? Chi ha un lato B più importante, questo perché, proprio perché erano diffusi e adatti a quel tipo di fisico, per quanto riguarda il lato B cercavano di aiutarlo, di enfatizzarlo, proprio perché solitamente chi ha un corpo del genere, chi ha un fisico del genere, non ha un lato B così tanto pronunciato, e dunque per chi ha un lato B più importante verrebbe otticamente enfatizzato. Terminiamo con i jeans cropped, che sono dei jeans strappati alla caviglia. Devo dire la verità, non mi fanno impazzire perché secondo me non rendono giustizia quasi a nessuno, però abbinati con i capi e gli accessori giusti possono fare la loro figura. Quindi se siete piccine optate per stivali, stivaletti, tacchi per slanciare, se siete alti invece utilizzate con sneakers o scarpe basse per dei look più casual. E ora questo video è finito, io spero vi sia stato d'aiuto, spero vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacio. Ciao!